Cari appassionati di sport, benvenuti su Top Sport News. Oggi entriamo nel mondo della Juventus, dove una notizia riguardante Paul Pogba sta facendo il giro del web. Rimanete fino alla fine per ascoltare tutti gli aggiornamenti. Prima di entrare nei dettagli, sostieni il nostro canale, iscrivendoti e mettendo un mi piace al video. Attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha gettato luce sulla delicata situazione di Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus è attualmente squalificato a causa di una sospetta positività al testosterone. Una situazione che ha lasciato i tifosi e gli appassionati di calcio sbigottiti. Tutto è cominciato l'11 settembre, quando Pogba è risultato positivo al testosterone, dopo un controllo effettuato il 20 agosto, anche se non aveva neanche giocato in quella partita. La positività è stata confermata il 6 ottobre, con l'esito del campione B. Ora, il centrocampista rischia una squalifica di 4 anni, ma potrebbe vedere la sua pena ridotta a 2 anni, se riesce a dimostrare la non intenzionalità. Ma come si svilupperà questa storia? La Procura Nazionale Antidoping è ancora in piena fase istruttoria. Si sta svolgendo l'esame chimico delle controanalisi, quindi verrà fatta dagli esperti una relazione tecnica, utile al procuratore Pierfilippo Laviani, per formulare la sua accusa. Potrebbe chiedere anche di ascoltare il giocatore, e lo stesso potrebbe fare Pogba. Al momento però, dal francese non è arrivata nessuna richiesta, e non sono nemmeno state inviate memorie difensive. È possibile che alcuni interrogatori, da quello del diretto interessato, a quelli dei medici bianconeri, potrebbero essere svolti tra una decina di giorni, ma non è escluso nemmeno che Pogba decida di affidare la sua posizione unicamente alle memorie definite con i suoi legali. Nonostante la gravità della situazione, c'è una piccola speranza per Pogba. Non è escluso un possibile patteggiamento, direttamente presso il TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport. Tuttavia, questo richiederebbe l'approvazione di Nado Italia e WADA, le due agenzie antidoping, rendendo il futuro di Pogba incerto e carico di incognite. A proposito, sulla questione il suo entourage è piuttosto avaro di parole, visto che si limita a dire che non è stato accusato formalmente. Di fatto lo è, dal momento in cui è stata scoperta la non-negatività ed è scattata la sospensione. Questa notizia continuerà a tenere tutti con il fiato sospeso. Per rimanere informati su questa vicenda e altre notizie sportive di rilievo, iscrivetevi a Top Sport News. Vi terremo aggiornati su ogni sviluppo in questa storia tutta in evoluzione. Alla prossima notizia dirompente dal mondo dello sport!